Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video Ceci Bonsai. Oggi di nuovo nello studio. C'ho qua un Acer burgeriano che vogliamo lavorare. È già parecchio tempo che sta da me. Cosa abbiamo fatto fino adesso? Questo era lunghissimo e abbiamo compattato già. Vuole dire, abbiamo tagliato e questa volta abbiamo fatto un'altra volta un defogliazione. L'abbiamo defogliato. Con l'idea così che crea dietro dei nuovi rami. Adesso possiamo compattarlo un'altra volta, tagliare un'altra volta indietro, così che stiamo un po' più vicino al tronco. Questo stava lunghissimo, allora lo possiamo così compattare e metterlo più vicino al tronco. Mo' quello che facciamo oggi è tagliare indietro, a tagliare sui rami più piccoli che sono venuti indietro. Tagliamo e così cominciamo a compattare. Quello che facciamo pure è mettere i rami in posizione. Può darsi che mettiamo un po' il filo su quelli che stanno un po' troppo sopra e tagliamo quelle cose che non ci servono, o se sono venuti tre rami del stesso punto, le cose così corrigiamo, o se sono dei rami che vanno in sotto o sopra direttamente, quelle cose puliamo e gli diamo un'altra volta una struttura. E cominciamo l'estate dopo con una struttura e con i rami un po' in posizione. Come vedete, dopo la defoliazione ha reagito bene, ha spuntato da tutte le parti. Allora mo approfittiamo e andiamo avanti, tagliamo e facciamo il prossimo step. Come sempre faccio i lavori un po' con la musica, così il video lo posso utilizzare per tutte le lingue. E niente, guardiamo dopo com'è rimasto, vi faccio vedere com'è rimasto dopo e molte grazie a tutti. Cominciamo mo' con i lavori, dopo vi faccio vedere com'è rimasto, come lo lasciamo. E niente, come sempre dico grazie a tutti davvero per il supporto, grazie per abbonare il canale, aiutare così il canale a fare più grande, che dà più possibilità e a me mi dà una motivazione enorme per fare più video. Allora, ragazzi e ragazze, grazie mille per tutto il supporto, grazie per i commentari e come dico sempre, clicca che per te sono 2 secondi e per me è una motivazione enorme. Puoi cliccare pure sulla campanella così non perdi i prossimi video, vendranno belli video ancora. Allora vi lascio con questi lavori, bel divertimento guardare com'è il lavoro e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ciao ciao! Thank you.